Buonasera. Ciao community, ma quanto è bello tornare in diretta. Era da un po' che non partecipavo attivamente ai nostri webinar. E, come sempre, ciao a tutti quanti. Inganniamo un po' l'attesa, diamo tempo a tutti voi di connettervi e vi ricordo, dovete autorizzare StreamYard per rendere visibile il vostro nome e cognome, il vostro utente. Nome utente su Facebook, così insomma sappiamo chi è che commenta e cogliamo l'occasione innanzitutto per dirmi: mi sentite? Mi vedete? Sono sempre quello brutto, quello antipatico, quindi quello lo sappiamo. Non mi commentate su queste cose, ma se invece volete dirmi che invece sono bellissimo, fate bene. C'è sempre un commentino a riguardo. Ora il mio minutino di cavolate l'ho detto, adesso andiamo un po' alle cose cicciose, quelle serie. Siamo qui per un nuovo webinar dell'associazione, ma stiamo lanciando quello che è un nuovo format, se vogliamo, cioè una nuova idea e casca perfettamente a fagiolo, perché uno dei temi, una delle domande che viene fatta più spesso all'interno della community è proprio come iniziare, come muovere i primi passi verso nomadismo o comunque la vita da freelance. E la nostra associazione è riuscita a mettere in piedi una partnership con un attore italiano, mettiamolo così, attore non nel senso di attore come azienda, come player, che fa proprio questo, aiuta, ha una missione bellissima, cioè accompagnare i professionisti, chi apre partita IVA in un processo di tot tempo, adesso i dettagli arriveranno in maniera molto più precisa. Per avviare quella che è la propria carriera e quindi lanciarsi in questo mondo. Ed è di fatto una risposta a uno dei grandi dubbi che vengono sempre richiesti all'interno dell'associazione, della community, e lo andremo a esplorare analizzando un tema molto specifico, che anche qui è qualcosa di sempre molto richiesto, cioè lavorare con i social. Vi ricordo che questo quindi è un webinar dell'associazione. Abbiamo una regia questa sera, il nostro team è a mille. Vi ricordo che per iscrivervi all'associazione basta compilare un form, stiamo iniziando a fare tutta una serie di iniziative. Avete, eccolo qui, questo form qui, potete leggere tutto quanto oppure potete chiedere agli altri associati, insomma, cosa stiamo facendo, se vi viene meglio fare una piccola ricerca nel gruppo perché si trova veramente la qualunque. Ma arriviamo un po' alla ciccia, parliamo di chi è questo partner che abbiamo coinvolto per guidare, insomma, chiunque voglia iniziare la vita da freelance e quindi in futuro, chissà, da nomadi digitali, non si sa mai. Coinvolgiamo quindi, chiamerei qui, invocherei, non lo so, lanciamo la sfera poiché, quello che vi pare, chiamerei Mattia Aglietti qui sul nostro parco digitale. Ciao Mattia. Ciao Francesco, grazie della presentazione della sfera poche per introdurmi. Sì, mi piace mettere sempre un po' di goliardia e niente, come ti posso definire? Ideatore, la mente, la testa, il founder, CEO di Trigit, insomma, Founder, raccontaci un po' di te. CEO, sì, dai, sono diciamo insieme a due ragazzi perché poi io non voglio prendermi mai tutto il merito, do sempre a Cesare quel che è di Cesare. Ci sono anche altri due ragazzi che mi hanno dato una mano in questo bellissimo percorso che abbiamo fatto finora e che speriamo possa essere molto lungo. Abbiamo creato insomma questa idea con questa missione di cui parlavi, che è appunto quella di cercare di aiutare i professionisti, non solo nomadi digitali, ma anche proprio chi vuole diventare un libero professionista freelance digitale, a crescere, perché crediamo che sia un mondo bellissimo, sia un mondo fatto da quello che soprattutto poi i giovani di oggi vogliono fare: libertà, equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Ci sono un sacco di vantaggi, però c'è anche un sacco di concorrenza, un sacco di sfide, soprattutto inizialmente quando ti ritrovi di fronte a dover affrontare diverse situazioni, come gestire il primo cliente, aprire la partita IVA, quando farlo, come farlo, perché farlo, insomma, ci sono tantissime sfide e quindi abbiamo pensato, insomma, di creare questa piattaforma dedicata appunto a, sia alle nuove partite IVA, ma anche a
chi ha lo step prima, di chi diciamo lavora comunque sia in prestazione occasionale ma vuole farlo in futuro. E in tutto questo, oltre ad aver garantito, insomma, questo progetto si chiama Trigit, come giustamente hai annunciato tu, e vogliamo sostanzialmente, è un marketplace, quindi una piattaforma dove i freelance possono vendere i loro servizi. Ovviamente le aziende arrivano, propongono il loro progetto, dicono io ho bisogno di questo servizio, questa figura, e all'interno i vari professionisti possono candidarsi. Ma soprattutto quello che garantiamo e quello che diciamo vuole essere il nostro core business oltre al marketplace è l'affiancamento. Affiancamento che vuole essere in tutti i lati, cioè vogliamo essere un punto d'appoggio per le difficoltà dei professionisti che iniziano, ecco. Che non è male, cioè parlo dalla mia esperienza, ecco, aver avuto qualcuno, sai, lato mentoring oppure un supporto, un accompagnamento, qualcuno che ti tenga anche per mano, ma anche nelle cose più stupide. Io non sapevo, cioè sapevo fare un lavoro, ma non conoscevo tutto il resto di questo universo da freelance. Quindi, secondo me, un percorso di accompagnamento che è un fattore differenziante molto. Molto utile e interessante. Però oggi noi parliamo di un argomento ancora più specifico. Parliamo di chi vuole iniziare a lavorare con i social media. Io mi sento anche coinvolto, parte della mia vita professionale è qui, e quindi sono molto felice di chiamare qui su palco una terza persona, uno dei vostri, delle vostre tutor, giusto Mattia? Esatto, sì. Con le figure, diciamo, che affiancano i nostri freelance tra i vari servizi che offriamo, ci sono appunto i tutor. Abbiamo individuato delle figure, insomma, per ogni professione, social media, digital marketer, fotografi, eccetera, eccetera. E oggi niente, abbiamo presentato qua per parlare, insomma, del tema del social media manager, la nostra Anna Gaia, che è la nostra fantastica tutor appunto di questa professione, che sono convinto, ecco, ha una straordinaria empatia, è bravissima nel comprendere le persone, è bravissima oltre a quello che fa nel lavoro, e poi mi piace proprio il suo modo di porsi, quindi sono contentissimo che possa essere, insomma, un aiuto per le figure che soprattutto devono iniziare, quindi niente, Anna Gaglia, ciao. Ciao a tutti, intanto grazie, grazie Mattia per le parole che hai speso per me. Ciao Francesco, ciao insomma a tutti quelli che ci stanno seguendo. E niente, io mi butterei subito nella mischia se voi siete d'accordo e comincerei a raccontarvi un pochino di me. La mia idea è quella di raccontare un po' la mia esperienza e ho individuato tre argomenti in particolare che approfondiremo in questa mezz'ora e che sono sicura che insomma molti di voi apprezzeranno. Questo perché la grande questione, come iniziamo, come si inizia a lavorare, come si parte con questo mestiere, in realtà come si parte con tutti i mestieri, cioè, parliamoci chiaro, quando ti butti nel mercato del lavoro i dubbi sono più o meno sempre gli stessi. Io parlerò del settore del social media marketing. Io sono social media manager, sono anche graphic designer, faccio questo lavoro da un bel po'. Diciamo che insomma io ho iniziato a navigare nel mondo del digitale già dal 2010 e poi piano piano sono arrivata alla professione del social media manager, diciamo dal 2016, dal 2018 con partita IVA, quindi insomma il percorso è stato abbastanza lungo. Ho iniziato perché io già avevo una laurea legata comunque al mondo della comunicazione, partivo già come graphic designer, mi sono innamorata del mondo del digitale. Sono partita prima come blogger, poi iniziando insomma la mia esperienza nel mondo dell'internet un po' per caso, senza neanche particolari aspettative, e da lì ho cominciato a innamorarmi di tutti quelli che sono i meccanismi che sono dietro ai social, quindi Facebook, Instagram e tutto quello che insomma è il mondo del digital, oggi poi composto anche da tanti altri social.
E quindi questo è stato un pochino il mio inizio. In questo inizio ho incontrato la mia socia Carlotta, Carlotta Stacchini, con la quale insomma lavoriamo insieme e con la quale un giorno ci siamo dette: siamo capaci di fare questo, iniziamo a farlo per gli altri, per i clienti, per gli altri. Ed è così che è iniziata un pochino la nostra avventura. I primi inizi sono sempre un po' gli stessi, quindi da dove partiamo? Noi, ad esempio, siamo subito concentrate su quelli che erano i servizi che volevamo offrire. Il nostro intento era quello di offrire prevalentemente servizi legati ai social network, quindi non volevamo fare un mischione di attività, ma volevamo essere verticali su questo. E questo perché quando noi abbiamo iniziato, uno degli esempi di competitor, tra virgolette, che avevamo soprattutto nella nostra zona, erano le classiche agenzie che facevano un pochino di tutto. Noi invece non volevamo fare tutto, volevamo fare bene una cosa e quindi ci siamo concentrati prevalentemente sulla creazione di contenuti, sulla gestione appunto dei profili social, su quello che è lo sviluppo e la creazione e lo sviluppo di strategie di marketing per i social network e anche poi, insomma, un bel focus anche per quello che riguarda la creazione di contenuti anche per i blog. Ma qui, se oggi si parla semplicemente di social media. La prima fase, diciamo, dell'inizio del lavoro è anche un po' la formazione, quindi dotarsi di tutto quello che sono, di tutti quelli che sono gli strumenti perlomeno base che servono per iniziare a lavorare. Quindi ci siamo dette subito come facciamo a colmare, diciamo, le nostre piccole lacune, perché noi avevamo una grande esperienza sul campo. Ma ovviamente ci serviva a comprendere meglio determinati strumenti. Per tutti quelli che iniziano, tra parentesi, questo è il primo consiglio che do a tutti quanti, quindi legato proprio alla formazione, per tutti quelli che iniziano è importantissimo conoscere bene, in maniera approfondita, il sistema Meta. Qualunque sistema noi vogliamo poi approcciare, e insomma racchiudere all'interno di quei servizi che vogliamo offrire. Noi ad esempio eravamo molto concentrate e focalizzate appunto su Facebook e su Instagram, quindi la prima cosa è stata formarci. Abbiamo cercato quelli che erano i corsi di formazione che potevano aiutarci a colmare le piccole lacune che avevamo. E abbiamo fatto una profonda ricerca. Quello che noi abbiamo trovato più efficace è stato proprio sceglierci dei professionisti che ci trasmettessero delle cose e le operazioni più concrete possibili. E questo è lo stesso consiglio che io do a voi. Fate molta attenzione a quella la formazione che voi andate a cercare online. Scegliete con attenzione e soprattutto tenete conto che, nonostante tutta la formazione possibile e immaginabile, quello che poi conterà effettivamente sul campo sarà anche la vostra esperienza. Ma senza le basi non potete fare esperienze e anche fare errori che poi vi aiuteranno comunque a migliorarvi nel tempo. Quindi intanto fare questo e poi mettersi in gioco, cominciare a testare, aprire il sistema Meta, studiarsi le policy, studiarsi bene come funzionano tutti i meccanismi, quindi il business manager, capire quali sono gli approcci professionali per poter iniziare la gestione di una pagina Facebook o di un profilo Instagram nella maniera corretta. Uno dei primi errori che si possono fare è arrivare impreparati di fronte al primo cliente. Non bisogna necessariamente sapere tutto quanto, però è importante perlomeno quello che sono le basi. Proprio per evitare di incappare subito nei problemi, come ad esempio blocchi degli account, sistemi di pagamento che non funzionano, magagne che insomma sono cose di base che bisogna quantomeno conoscere e sapere. Ricordiamoci che grazie al cielo, ma che insomma è tutto nel suo interesse, Meta ci offre tantissima formazione, tantissime istruzioni su come funzionano i propri strumenti. Delle volte alcune cose sembrano un pochino cavillose, in realtà, mano a mano che si lavora nel sistema ci si rende conto che davvero c'è una risposta a tutti i nostri dubbi e le nostre domande. Una cosa che vi dico è che la sindrome dell'impostore vi accompagnerà sempre dal giorno 1 in cui deciderete di fare questo lavoro. Questo perché è normalissimo sentirsi insicuri, è normalissimo non sapere da dove iniziare, è normale non essere certi di quelli che sono gli obiettivi che possiamo effettivamente raggiungere.
L'esperienza colmerà questo. Anche oggi, nonostante l'esperienza, nonostante i vari clienti che ho gestito negli anni, nonostante insomma i budget che ho trattato negli anni, anch'io oggi, tuttora, ogni tanto, ho sempre un pochino di incertezza, di incertezza che mi accompagna. È un po' anche quella cosa che non mi rende mai arrivata, non so se mi spiego, mi mette sempre alla prova e mi fa capire che si può sempre migliorare, si può sempre crescere ancora, si possono superare i propri limiti e raggiungere ancora nuovi obiettivi, anche quelli che magari non avevamo idea che avremmo potuto raggiungere. E quindi questo, diciamo, è il primo grande consiglio che mi sento di dare veramente a tutti quanti. Consiglio fortissimo, usate e vivete i social network, i vostri social il più possibile. Quindi se desiderate fare questo lavoro dovete conoscerne i meccanismi. Avere un punto di vista da insider sarà quello che vi aiuterà. E questa sarà anche una di quelle cose che vi aiuterà anche a trovare i primi clienti. Perché la sicurezza comunque in voi stessi, nella padronanza comunque sia del social, sarà sicuramente una di quelle cose che il vostro primo cliente, i vostri primi clienti percepiranno. E parlando proprio di primi clienti, noi, ad esempio, io e la mia socia, quando, insomma, dopo che l'aver aggiustato un pochino la nostra formazione, in contemporanea abbiamo cominciato a cercare i primi clienti con cui poter lavorare. Abbiamo fatto degli errori, abbiamo poi trovato la nostra strada. Quello che per noi ha funzionato meglio è stato sicuramente fare rete, fare network, parlare con le persone, trovare le persone con cui comunicare, e creare proprio un ambiente, diciamo, intorno a noi che fosse effettivamente l'ambiente dove trovare i clienti che stavamo cercando. Tra l'altro, io ora mi fermo un attimo, non so se ci sono delle domande relative a quello che ci siamo detti all'inizio. Mi sembra in questo momento di no, nel caso Francesco. Ecco, aspetta, dunque, credi che l'incertezza sia strutturale nella professione social a causa dei continui stravolgimenti? Allora, sì, lo confermo. Ma non solo in realtà. Allora, il sistema sicuramente è un sistema che ti tiene sempre sul pezzo, perché i cambiamenti che insomma i cambiamenti che Facebook fa durante anche solo un semplice semestre sono talmente tanti che se non gli stai dietro davvero rischi poi di rimanere insomma di non riuscire a ritrovarti. E questo sicuramente ti mantiene la tua mente allenata, diciamo, ti mette molto alla prova, però ovviamente a ogni strumento nuovo corrisponde anche a un periodo di test e anche un periodo di sarà la strada giusta oppure no. L'altra cosa è che ovviamente la vera grande prova dell'efficacia di tutto quello che voi state facendo è la risposta del pubblico. E questa risposta è una risposta che in qualche modo va creata, va trovata. Fare il social media manager ti mette a confronto non soltanto con il cliente, ma anche con un target di riferimento, che è il target del vostro cliente, e ti mette alla prova, perché quello che voi cercate di fare a tutti gli effetti è creare un ponte tra il vostro cliente e le persone che diventeranno i suoi clienti, che compreranno i suoi prodotti, che ascoltano i suoi servizi, che lo seguiranno, che andranno nel suo negozio, che entreranno nel suo ristorante. E per creare questo percorso non è certamente facile. Si sbaglia, però è anche normale fare questo. E poi diciamoci la verità: il brividino, diciamo, quell'ansietta che ti viene quando fai partire una campagna e non vedi l'ora di vedere le prime conversioni. È un brivido che, insomma, secondo me è un po' un misto di pazzia e adrenalina che ci pervade un po' tutti, che insomma non si può essere, secondo me, bisogna essere un po' impavidi, ecco, per fare questo lavoro. Però ci sta tutto. Spero di aver risposto alla domanda. Se ci sono altre domande su questo, mi fermo, se no vado avanti e riprendo il discorso, sulla ricerca dei clienti. Mi sembra che non ce ne siano in questo momento, quindi direi che possiamo andare avanti. Quindi abbiamo detto trovare i primi clienti. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cominciato a parlare con le persone.
Abbiamo cercato nella nostra zona quei gruppi che potevano essere interessanti per noi. Sto parlando di gruppi di vario tipo. Mi ricordo che abbiamo partecipato a meeting di co-working, siamo state a meeting legate appunto alle camere di commercio, abbiamo fatto corsi, ci siamo buttate un pochino nella mischia. Abbiamo trovato poi la strada giusta per noi. Abbiamo parlato con le agenzie, sicuramente una delle prime, dei primi tramite, diciamo, per riuscire a fare esperienza e a trovare clienti, spesso e volentieri affiancarsi anche a delle agenzie o magari anche dei freelance più esperti che hanno bisogno di supporto. Anche quello può essere un tramite, quantomeno per buttarsi nel mondo del lavoro, per cominciare a mettersi alla prova. Noi, ad esempio, l'abbiamo provata come strada, è stato un fallimento. Abbiamo ovviamente testato quello che era, insomma, la persona che avevamo incontrato. Dopo, però, nonostante il fallimento, diciamo, più che altro dei rapporti con questa realtà, in realtà poi dopo abbiamo capito qual era la nostra reale dimensione. Qualche consiglio per la ricerca clienti. La prima cosa, cercate di avere una comunicazione chiara. Sempre non infiorettatela con troppe parole, non state dietro a tecniche di marketers che di solito scrivono 7.000 parole e cercano di usare tutte le tecniche possibili e immaginabili per farti leggere di più tutto quello che è, per portarti a convertire. In realtà la cosa che funziona con i clienti è essere chiari, essere trasparenti, essere onesti e soprattutto cercare di ascoltarli. Mettetevi in ascolto. Sceglietevi anche i clienti che magari sognate e desiderate di avere. Iniziate anche dalle attività locali. Avete adocchiato un profilo che secondo voi potrebbe essere migliorabile? Avete, insomma, idea di specializzarvi, che ne so, nell'ambito del food, nel fashion, nel turismo? Avete delle preferenze? Bene, seguite anche le vostre preferenze, studiate il campo e cominciate piano piano a farvi un'idea di quelli che sono le persone che insomma vorreste effettivamente seguire. Dotatevi di un biglietto da visita, non fate l'errore di trascurare questa cosa, mi raccomando, perché sembra strano, ma insomma la carta ancora in qualche modo aiuta. E soprattutto rendete i vostri social network vivi e appetibili. Non è detto che debbano necessariamente parlare di voi come professionista dei social, ma l'importante è che siano effettivamente la riprova del fatto che voi il social network lo sapete usare, perché saranno il primo esempio che voi potrete portare. Provate anche ad avvicinarvi ad associazioni, magari che vi stanno a cuore. Prestatevi anche a fare qualche cosa pro bono. Perché no? Mettetevi alla prova. E questo sarà un pochino il bagaglio che poi vi servirà nell'approccio poi effettivo con il cliente. Possiamo mandare delle mail? È una delle domande più frequenti, magari per potersi presentare? Certo che si può. La cosa importante è che siano email personalizzate, cioè se state scrivendo a qualcuno, mi raccomando che non sia un copia e incolla da mandare a 10, 20, 30 persone, ma se volete parlare con il negozio Tal Dettagli, intestatelo al negozio Tal Dettagli. Fategli capire che avete notato che cosa fanno, che siete curiosi, che effettivamente avete una soluzione per quel tipo di realtà, e siate sempre chiari e date poche informazioni essenziali. Alle persone non interessano in linea di massima tutto il vostro curriculum, gli interessa che voi sappiate effettivamente fare il vostro lavoro e soprattutto quello che si crea con il cliente è proprio un'empatia. È un rapporto a tutti gli effetti di fiducia e quindi su questo voi dovete lavorare, dovete creare questo ponte di fiducia. Un consiglio? Mi raccomando, veramente, evitate, come dicevo prima, il copia e incolla e non sparate a freddo, cioè cercate di seguire quei buoni consigli che ogni social media manager dovrebbe dare ai propri clienti. Lavorate sulla vostra target, scaldate il vostro pubblico e poi cercate di arrivare a meta. Vediamo un attimino se ci sono delle altre domande. Ah sì, guarda, mi sembra di sì. Nella tua esperienza un sito web ha portato clienti o meno all'inizio? Allora,
sito web, social, un blog, sono tutti strumenti che ci permettono di presentarci, di avere una piattaforma da presentare, anche quando magari non abbiamo uno storico. Può servire e sicuramente sarebbe sciocco magari dire che è assolutamente inutile e quant'altro. Quello che io penso è che non è magari necessario partire il giorno zero con tutto assolutamente in ordine. L'importante è che voi cerchiate di avere un approccio estremamente professionale. Se avete già dei social che funzionano molto bene, potete partire da quelli. Poi c'è spazio anche per farvi il sito web. Quello che io vi dico, per quantomeno per la mia esperienza, quello che veramente poi vi porterà clienti sarà l'innesco di un passaparola. Ci saranno anche delle persone che magari vi cercheranno online, per carità, però nella mia esperienza, per quello che io ho potuto vedere, il passaparola sarà, soprattutto se siete dei freelance con partita IVA e che quindi lavorate in maniera autonoma, quello che effettivamente funzionerà sarà il dialogo con le persone. Arriverà un punto in cui poi saranno i clienti che vi porteranno altri clienti, perché si troveranno bene con noi, parleranno di voi e vi porteranno altri contatti. Quindi dovete creare, diciamo, questa condizione. Per poterlo fare, dotatevi all'inizio, insomma, degli strumenti che vi fanno sentire anche sicuri di potervi presentare nella maniera adeguata. Siete in grado di farvi un sito web? Fatelo. Siete in grado di farvi un blog? Fatelo. Non siete in grado da soli perché magari non avete conoscenze di programmazione oppure non ce la fate o non avete nessuno che magari vi può aiutare? Bene, concentratevi su un attimo profilo Instagram, ad esempio, scusatemi, mi sono distratta perché nel frattempo è arrivata un'altra domanda. Dicevo, quindi curate attentamente i vostri social e iniziate a farlo, a comunicare tramite quelli. Potresti darci un esempio concreto di email per proporsi a un progetto? Ok, allora è un pochino laborioso dare un esempio effettivo, però in linea di massima quello che potreste fare è prendere praticamente un foglio. Farvi proprio una scaletta di quelli che sono i punti fondamentali che voi volete trasmettere al vostro cliente. Ovviamente, insomma, sfruttate le conoscenze di marketing, quindi insomma, cercate di fare leva sulle cose giuste. Non infiorettate troppo. Ad esempio, niente presentazioni eclatanti del tipo sono un professionista di lunga data, se non lo siete, oppure vedo in voi del potenziale per farvi arrivare a più di 100.000 follower, o sono sicuro di potervi far raddoppiare i vostri clienti in un da qui a 6 mesi. Non fate questi errori perché chiaramente non sono credibili e soprattutto non è credibile poter fare questo tipo di proposte se non si è analizzato il cliente poi effettivamente con il vostro cliente davanti. Quindi insomma questo no. Però l'idea di dire salve, signor Tal Detali, sono Giuseppe, sono un social media manager, mi occupo di questo. Ho avuto modo di conoscere la vostra realtà, magari siete un cliente, magari ci siete passati, magari insomma, avete individuato questa persona per un vostro interesse personale. Mi ha colpito molto vedere quello che fate, ed essendo magari molto interessato insomma, alla materia, ho voluto propormi perché ho notato queste cose, magari so, che so, un profilo Instagram che non funziona tanto bene o una pagina Facebook che magari non è gestita dal 2020. Ecco, queste potrebbero essere delle cose che potrebbero attirare l'attenzione. Mettersi a disposizione, aspettarsi dei no. Aspettarsi anche delle non risposte, però magari ogni tanto arriveranno anche invece delle risposte positive. Un consiglio: non nascondetevi però soltanto dietro le mail, cercate veramente di trovare e di parlare, di presentarvi con le persone, perché la mail funziona, ma parlare con le persone di più. Mi sa che è arrivato qualche altro commento. Potrebbe essere una buona idea allegare mini presentazioni grafiche per mo mostrare che interventi faremmo noi su di loro. Allora, io su questo sono sempre stata un pochino contraria, perché magari è semplicemente un mio modus operandi. Quello che a me interessa quando cerco un cliente è creare un canale di comunicazione.
quello che faccio come social media manager per i miei clienti, cerco di farlo anche, di applicarlo a me stessa. Quindi quello che succede è che io posso presentarmi, creare un ponte, posso mandare un mio portfolio o un link magari di riferimento a quello che io ho fatto per altre persone, questo sicuramente può essere utile, però il canale, cioè il creare il ponte, no? L'occasione di dialogo, poi mi porterà effettivamente a parlare con il cliente, a conoscerlo, a capire quali sono i suoi obiettivi e poi a poter fare delle proposte concrete. Io non sono in grado di fare delle proposte se non parlo effettivamente con le persone. E quindi, onestamente, allegare delle mini presentazioni, magari anche personalizzate, no? Per quel cliente lì, se non sappiamo di preciso poi effettivamente quello che c'è sotto la loro vetrina, secondo me non è particolarmente efficace. Non abbiate paura insomma, dell'ansia, oddio, mi devo far vedere tutto quello che ho fatto, eccetera, eccetera. No, facciamo vedere le cose giuste di noi, quelle che effettivamente ci interessano, perché poi, ripeto, il cliente non sarà colpito dal nostro enorme portfolio o dalle mirabolanti grafiche che noi possiamo preparare, ma dal nostro approccio, quindi da quello che sarà la nostra capacità di entrare in sintonia con lui. Altre domande? Dunque. Molti sanitari non ci lavoro, spesso non cerco il tutto fare. Saper gestire le campagne TV è un compito. Ok, allora, sì, è importantissimo saper gestire anche le campagne. Vi capiteranno delle condizioni, potrebbero capitare delle condizioni dove c'è, dove magari a voi viene affidato semplicemente la gestione dei contenuti e ci sarà qualcun altro che farà le campagne, potrebbe capitare. Però io, ad esempio, con tutti i miei clienti ho sempre gestito entrambe le cose. Oggi come oggi è fondamentale e importantissimo tenere presente che quando si inizia a lavorare con un nuovo cliente, gli va fatto comprendere quanto è importante investire anche in budget pubblicitario, anche piccoli budget, ma non si può pretendere di fare una gestione di social media senza budget pubblicitario oggi come oggi. I tempi, diciamo, delle gestioni unicamente organiche sono passati. E per poter arrivare a raggiungere effettivamente degli obiettivi concreti, specie se si parla di persone che stanno cercando clienti, quindi che cercano conversioni, bisogna necessariamente investire in pubblicità. E un social media manager deve conoscere questi strumenti, deve conoscerli bene. Dunque, poi vediamo un pochino. Sei del tifo verticalità o credi che invece le competenze trasversali salveranno? Allora, io credo molto nelle competenze trasversali, credo nella specializzazione della propria professione, nel senso, io sono social media manager e non ho intenzione di diventare domani una programmatrice di siti web. Mi piace essere molto verticale su quello che io faccio, però nel mio lavoro devo essere in grado di leggere tutto quello che mi circonda. Quando io affronto un cliente, devo sapere analizzare quello che sta facendo, quindi ho bisogno di competenze di marketing per poterlo fare. Quando gestisco e organizzo l'asset del business manager, ad esempio, quindi devo avere una competenza ad ampio raggio anche per quello che riguarda il sito web, ad esempio, perché quando io vado a creare il ponte tra il sito e Meta, quindi Pixel, Facebook, Conversion API, se io non mastico un pochino, almeno il minimo sindacale di linguaggio HTML, non posso farlo. Io creo contenuti, sono un grafico, quindi io insomma, avevo anche un vantaggio perché ho studiato anche come grafico e quindi insomma già sapevo fare questa cosa, ma questo mi permette di gestire le grafiche in maniera autonoma e quant'altro. Quindi secondo me bisogna cercare di avere gli occhi un pochino aperti e avere una visione molto ampia di quello che ci circonda. Quando parlavo di formazione all'inizio, importantissimo conoscere tutti gli strumenti e tutti quei tool esterni al mondo Facebook che ci possono salvare la vita. E questo va dai programmi che ci consentono di editare in pochi minuti dei video reel, Canva che ci salva sempre per quello che riguarda le grafiche, vari eventuali per quello che riguarda la gestione appunto delle pubblicazioni, delle programmazioni, dell'organizzazione. Quindi sì, io credo assolutamente nelle competenze trasversali. Tenete anche conto che più avete un occhio ampio, più il vostro cliente vi apprezzerà. Ma
Ovviamente non fatevi poi mettere, insomma, cioè, se sapete tante cose non vuol dire che dovete fare tutto. Il fatto di saperne tante vi aiuterà a fare meglio il vostro lavoro. Spero di aver risposto in maniera adeguata. Ci sono altre domande ancora, sempre legato, forse sì, mi sembra. Allora, questa è una bella domanda. Questo potrebbe significare che un social media manager che si promuove con un suo profilo ma poco engagement non necessariamente significa che non sia capace. Questa cosa secondo me è vera. Allora, diciamo che non tutti nascono influencer, intanto. Quindi, oggi come oggi, noi sappiamo benissimo che per riuscire ad avere un certo tipo di engagement, comunque a livello personale, sui social network bisogna anche condividere determinati tipi di contenuti. Questo parlo ovviamente di una figura professionale, quindi tanto per fare un pochino più di chiarezza, parlo di personal branding. Per quello che riguarda le va varie figure professionali e quant'altro. Però non è detto che un social media manager abbia quello snap in più dell'influencer e quindi riesca effettivamente ad andare oltre un certo tipo di livello. Secondo me l'importante è che siano profili curati, cioè la cosa importante è che effettivamente tu sia in grado di gestire le cose in una certa maniera. Sicuramente aiuta a essere efficaci. Io ero una micro influencer, quindi ho lavorato per poter ottenere dei risultati per quello che era il mio tornaconto personale in quel momento. E quindi diciamo che ci ho lavorato su e avevo insomma un buon engagement e mi presentavo insomma in una certa maniera. Però secondo me non è necessario. L'importante è che siano curati. Curati, curati bene, che non ci siano errori da principiante, che insomma siano una vetrina efficace di quello che effettivamente potete fare. Poi vi ripeto, la vostra capacità di comunicare con il cliente sarà determinante per poterlo effettivamente ottenere e anche la vostra capacità di creare il famoso ponte di cui parlavo. Non verrete scartati a priori perché non avete i follower di Chiara Ferragni. Verrete scartati se non siete convincenti, questo è, o se non risponderete appieno alle esigenze del cliente in quel momento. Spero di aver risposto anche a questa domanda. E poi, aspettate un attimo, Mi Francesco, ti sono vedo intromesso, apparire. ma sì, sono comparso Dimmi così e non me tutto. l'aspettavo neanche. No, direi che è bello che ci siano tanti commenti, però magari ce ne teniamo qualcuno per la fine, così tu puoi andare un po' avanti. Avete ragione, mi sono fatta prendere la mano perché mi piace No, no. rispondere alle domande, però insomma direi che perlomeno abbiamo parlato in maniera approfondita di quelli che sono la caccia dei clienti e a questo Io punto magari risparisco allora. risparisci, è giusto, e arriviamo a questo punto alla fine, alla questione ancora più annosa, nel senso che abbiamo fatto una grande fatica per affermarci, una grande fatica per trovare i primi clienti, finalmente abbiamo trovato il primo cliente, il primissimo, quindi magari partiamo da una condizione zero, adesso dobbiamo gestirlo, quindi ora è il momento di mettersi alla prova. Mettersi alla prova e qua comincio la sudarella, che cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, eccetera. La prima cosa, il primo consiglio che io do è parlare con lui. Componetevi un piccolo questionario, delle domande che sono importanti da sapere. Che cosa fa, qual è la sua storia, qual è il suo cliente tipo, quali sono i suoi obiettivi, quali sono le sue aspettative. Cercate di farlo parlare, di far sì che vi tiri fuori il più possibile su di lui e sulla sua attività. Sondate il terreno, non date mai niente per scontato. Importantissimo, davvero cercare di gettare sin da subito le basi di un'analisi approfondita di quello che andremo a fare. Siate sereni e cercate di avere un linguaggio tranquillo quando iniziate subito i primi approcci col cliente che avete acquisito. Imparate a dire di sì e anche imparate a dire dei no.
Non create delle aspettative che non si possono realizzare. Non pensate che la creazione di quella, che, insomma, la promessa, diciamo, no, del raggiungimento di un obiettivo di cui voi non siete sicuri sia effettivamente quella cosa che vi garantirà che il cliente resterà con noi, perché questo non è così. Dovete tenere conto che il 70-80% dei clienti che avrete non ha neanche idea di quello che voi andrete a fare per lui. A lui interessa avere più clienti, a lui interessa avere più contatti, in particolar modo se si tratta di piccoli clienti, ma anche, vi assicuro, di grandi imprenditori, di e-commerce, di realtà più strutturate. Perché non essendo del settore, loro faranno uno più uno, quindi si aspetteranno da voi dei risultati. E quindi quando si inizia, la cosa importante è gettare una base di aspettative che siano effettivamente concrete, misurabili e raggiungibili. In termini di obiettivi, tanto per fare un esempio, se voi state per gestire un e-commerce che ovviamente ha un sito web che è stato lanciato da una settimana, per arrivare alla vendita sapete che dovrete fare un percorso e quindi dovete raccontare al vostro cliente che il percorso sarà necessario per arrivare alla vendita, perché non è che la messa online garantirà appunto che il cliente venderà. Oppure, che ne so, un ristorante che magari ha delle problematiche ambientali, che ne so, magari non, so, un'insegna che non lo rende ben visibile, ha avuto uno storico di uno chef che magari non ha cucinato benissimo e quindi dovete un attimino recuperare un po' la fiducia nella clientela, anche questo vi porterà a dover fare comunque sia un percorso di costruzione del target di riferimento. Quindi anche questo vi richiederà tempo. Impariamo a porci obiettivi reali e tangibili. Visibilità, follower, noi che siamo social media manager sappiamo quanto sono anche importanti per il raggiungimento degli obiettivi, ma molto spesso i nostri clienti non se ne fanno di niente, vogliono invece vedere i contatti e vogliono vedere magari quello che è il risultato. Cerchiamo di tracciare dei percorsi. Mettiamo a preventivo delle tempistiche anche che siano effettivamente raggiungibili. Io di prassi, ad esempio, faccio delle proposte almeno di 6 mesi, perché in 6 mesi si riesce a fare qualche cosa, in un mese no, in una settimana no, in 3 mesi andiamo proprio molto risicati. E dobbiamo anche tenere sempre in considerazione che le gestioni precedenti lasciano dei segni su quello che noi andremo a fare. Quindi cerchiamo di essere furbi e smart. Cercate il potenziale social dei vostri clienti, ma se vedete che quel potenziale non c'è, mettetevi subito in allarme. Se trovate delle magagne, state attenti perché la prima persona che verrà incolpata di qualcosa, dell'insuccesso delle strategie, sarete voi. Questo in automatico, che si tratti del piccolo cliente oppure no. Sarà così. Questo perché purtroppo molti clienti hanno la tendenza a prendere la figura del social media manager come risolutiva per tutti i problemi, come se l'ambito, come internet potesse risollevare i fatturati dal nulla. In realtà, insomma, le cose sono un pochino diverse, un pochino più complicate. Io penso di aver detto un po' tutto quello che dovevo dire. Come vedete, insomma, il percorso del social media manager, soprattutto all'inizio, sembra un pochino vorticoso. Quello che vi posso dire è che di fatto questo vortice non vi abbandonerà mai. Ma se prenderete le strade giuste, sicuramente vi divertirete un sacco. Io mi diverto un sacco con il mio lavoro, ho affrontato tutti questi step insieme a voi, ho fatto tanti errori, e poi li ho corretti. E con l'esperienza nel campo si arrivano anche delle belle, belle, belle soddisfazioni. Io ho finito, quindi insomma potrei anche riprendere con le domande se ce ne sono. Aiutami Francesco, vediamo un pochino se ci sono delle domande che mi sono persa nel frattempo. Eccoci. Ciao, eccoci. Eccomi qua. Eccoci qua. Sì, ci sono un paio di domande. Una è pronta a scatenare il terremoto, secondo me. Ok, vai, vai, Beh, spara, sei pronta. ma secondo me un po' te la potevi aspettare come domanda. Ok. Parliamo di intelligenza artificiale. Ok. Ah, ok. Allora,
Dovete tenere in considerazione che in questo periodo di tempo io ho visto arrivare talmente tanti terremoti, tra virgolette, no? Che potevano minare il mio lavoro o minare le mie sicurezze, che ormai io onestamente non mi spavento più di niente. L'intelligenza artificiale, insomma, io ho visto. È da quando sono iniziata a lavorare che sento dire che Facebook è morto, che TikTok sbaraglierà tutto, che YouTube prima c'era, ora non c'è, insomma, di cose ne ho viste veramente tantissime e sicuramente ancora ne vedremo. L'intelligenza artificiale spaventa, spaventa se uno non la sa utilizzare, se non la conosce. Secondo me è utile sapere come si può utilizzare, che tipo di risorse ci può fornire e conviene, secondo me, tenerla in considerazione. Spesso, ad esempio, un utilizzo che insomma si può fare dell'intelligenza artificiale a volte è trovare ispirazione. Quando cominciate ad avere 20-30 clienti che dovete gestire, e per tutti questi clienti magari dovete trovare delle idee per scrivere dei contenuti, può far comodo ogni tanto avere uno strumento dove si può chiedere ispirazione per qualcosa, leggi insomma, che quello strumento ti dà, lo butti via e capisci che puoi fare qualche altra cosa, ad esempio, oppure che magari da quegli spunti puoi tirare fuori qualcosa di interessante. Tutti gli strumenti vanno conosciuti. Non si può dire no, io questo non lo utilizzo a priori. E, per me il futuro è un po' andare un po' a braccetto con quella che è la tecnologia. I social cambieranno ancora, Meta cambierà ancora. Quindi, secondo me, ogni persona che lavora nell'ambito del digitale, non dico che debba abbracciare e trovare risolutivo tutte le soluzioni che arrivano, ma quantomeno sicuramente le deve conoscere. Spero di aver risposto. Che dite? Vediamo un pochino. Ah, allora, sì, è capitato. Mi è capitata questa cosa qui, senza che so a rileggere la domanda, così vado un pochino più veloce. Allora, questa cosa mi è capitata quando ancora non ero tanto esperta. Col tempo ho imparato a selezionare i clienti con cui lavorare e anche a dire dei no. Perché se non c'è potenziale social, se effettivamente non c'è la possibilità di arrivare a quegli obiettivi, beh, cioè, è bene dirlo da subito. Quindi sì, ci vuole un pochino di esperienza per capire questa cosa, però insomma ci si arriva. Ora, per quanto riguarda effettivamente la gestione, quello che ti può salvare è sempre cercare di fissare piccoli obiettivi. E soprattutto usare una delle parole che su Facebook bisognerebbe sempre utilizzare. Lo testiamo questi risultati, ci proviamo insieme, vediamo dov'è che possiamo arrivare. È così che create anche la fiducia con il cliente. Anche dicendogli con franchezza questa cosa io non so dove ci porterà, ma questi strumenti possiamo utilizzarli per vedere se ci arriviamo, arriviamoci insieme, facciamo un test, se tu sei d'accordo ci andiamo insieme. Spero anche qui di aver dato una buona risposta. Altre domande oppure possiamo fermarci? Non so, poi insomma, se ditemi voi. Francesco, dimmi tu. Eccomi, è bello, compaio in questa nuvoletta al lato. No, direi che con le domande al momento non abbiamo altre, Ok. però diamo tempo che insomma, qualcuno possa scriverlo magari di getto. E nel frattempo io ci tengo a dire una cosa, è veramente bello quando succede, cioè pensarla allo stesso modo di una persona. Quindi se io ero lì, ero nel backstage e dicevo sì, tipo come se stessi suonando la batteria, sì, è proprio il ritmo giusto, parole che pensavo e che uscivano fuori dalla tua bocca perché sono tutti concetti corretti e ideali per chi si vuole approcciare a questa professione. Cioè, mi sono segnato le parole chiave, purtroppo deformazione professionale anche questa, ma tutti i concetti
importanti. Abbiamo parlato di trasparenza, abbiamo parlato di verticalità, ma con competenze ampie, perché noi siamo, direi che non dobbiamo mai dimenticare che quello del mondo dei social non è un ufficio chiuso che non parla con tutto il resto del mondo. Il mondo digital è a 360 gradi, cioè le strategie sono totali per un brand, quindi bisogna essere empatici, bisogna saper dialogare, bisogna saper imparare a gestire un cliente con questionari, con la trasparenza, con l'onestà, capire anche quando è necessario dire di no e quando invece si può anche rischiare. Ecco, io i miei piccoli rischi li ho preso delle cantonate tremende come tutti, però questo fa parte del processo di formazione, di crescita che facciamo. Quindi per me è stato estremamente bello sentire le cose che sento dette da qualcun altro, e quindi intanto ti ringrazio per questo, e poi ti ringrazio perché secondo me è stato un webinar totale. Ecco, direi non solo come iniziare a lavorare da social media manager, ma credo qualcosina di più. Quindi intanto ti devo ringraziare per la tua disponibilità, per la precisione, per la gentilezza che traspare, che non è. Ecco, se c'è una cosa che adoro di questa community è che siamo un po' vecchio stampo sui valori. Ci sono quelle cosette che vengono fuori e che apprezziamo, quindi la gentilezza, questo essere. Passami il concetto molto poco digital per alcune cose, in un mondo dove pompiamo qualsiasi cosa all'inverosimile, esagerando, esasperando, sottolineando, ecco, sto maneggiando un evidenziatore, quindi andiamo a sottolineare qualsiasi cosa. Il tuo modo di spiegare, di condividere la tua esperienza con umiltà e con generosità, credo che debba essere apprezzato da tutta questa community. Quindi io, a nome di tutti, io intanto un applauso e un ringraziamento lo faccio, poi che chiunque a casa o sparsi nel mondo, Chiang Mai, Lima, dove siete, insomma, ringraziamo Anna Gaia per tutto questo, perché è qualcosa di donato e di regalato, e quindi non dovrebbe mai essere scontato per quanto mi riguarda. Io non so come ringraziarti, Francesco, davvero, davvero grazie. Per me è stato un piacere davvero poter condividere la mia esperienza. Anche la scelta che ho fatto di partecipare comunque al progetto Triggit è anche un po' per questo. Io mi ricordo l'insicurezza che avevo quando ho iniziato, e una delle prime cose che tutti quanti noi affrontiamo è dove le trovo le risposte, a chi mi posso rivolgere, con chi posso parlare. Ho sempre creduto nella condivisione e nel dialogo, e quindi se io ho potuto restituire qualcosa di quello che io ho avuto, mi ha fatto molto, molto piacere. Se potrò farlo ancora, ancora di più. Bisogna essere anche un po' poco digital per poter effettivamente fare bene questo lavoro. Ci vuole anche un po' di offline, che ci rende un pochino più umani e anche più vicini effettivamente sia ai nostri clienti, ma anche agli obiettivi che vogliamo aiutarli a raggiungere. Questo, i piedi per terra vanno sempre un po' tenuti, mettiamola così. E direi che anche il gancio per parlare un po' di Triggit, per concludere questo appuntamento, senza spoiler, però insomma potremmo anche pensare che possa diventare un appuntamento che accompagnerà la community a lungo. È qualcosa di piacevole pensarlo. Così io evocherei anche il nostro terzo partecipante. Ecco, bello, Di poi nuovo sento il potere, inversione Super mediale con Saiyan. Anna No, Mare. Ciao Francesco, Mattia. quanto è bello condividere, cioè, nel senso, a me quello che mi è sempre piaciuto è quello che condivido con i tutor è quello proprio la parola condivisione, no? Io a Anna Gaia gli ho sempre detto, secondo me il tutoraggio dovrebbe essere un approccio di condivisione. Tu devi raccontare la tua esperienza, la persona che è con te, che parla con te, deve conoscere, deve apprendere qualche valore dalla tua esperienza. Non so se vi è capitato, a me, indifferentemente dal fatto che magari ho un percorso professionale diverso, non sono un social media manager, non sono un freelance, però comunque sia il valore,
quante volte mi sono sentito dire te l'avevo detto e ci sono dovuto e ci ho dovuto battere il capo per capire che l'ho dovuto fare. Quindi comunque sia parlare anche con chi ha più esperienza, parlare con chi può raccontarti la tua esperienza, secondo me è di grande aiuto e di grande valore. Non deve essere per forza una formazione, secondo me questo format che abbiamo creato un po' lo rispecchia, no? Non abbiamo portato slide, non abbiamo portato contenuti, diciamo, da appuntare, perché non deve essere un corso di formazione, non deve essere un qualcosa, ma semplicemente una chiacchierata. Con Trigit facciamo questo, con Trigit i nostri tutor cercano di fare questo, cercano di affiancare dal lato della loro esperienza i giovani, ma non per forza giovani, cioè nel senso anche chi apre partita IVA, chi ad esempio è un dipendente di un'azienda e si ritrova a dover farlo da solo, ecco, vuole avviare la sua carriera da freelance. Come vedete in sovrapprensione, oddio, non lo so dire. Qui sotto. Come vedete, noi abbiamo creato, insomma, appunto, il tutoraggio, che può essere sia una semplice chiacchierata di una mezz'oretta, che è un... Parto dal principio, i prezzi sono accessibilissimi, odiamo per prima cosa una sessione di tutoraggio a 1000 euro, questi guru che fanno, no, i prezzi sono accessibilissimi, è una semplice chiacchierata, a un prezzo accessibile proprio per confrontarsi. Se poi qualcuno vuole, ecco, avere una soluzione personalizzata, avere un accompagnamento per un determinato obiettivo, per una determinata situazione, vuole aprire partita IVA, piuttosto vuole raggiungere un obiettivo, che sia definire una propria strategia, possiamo anche eventualmente definire un percorso di tutoraggio personalizzato tra i vari tutor. Come ha detto Anna Gaia, c'è sia il dover fare il social media, ma poi ha introdotto anche Carlotta, che è la tua socia e che è anche tutor di Trigit. Poi ci sono varie esperienze, no? Il social media deve fare il copyright, deve fare un po' il digital, deve fare un po' tutte le cose, quindi magari anche più parlare con più professionisti, con più esperti, può ampliare anche gli orizzonti. Viceversa, è anche possibile, insomma, accedere a tutta la piattaforma, entrare su Trigit, cercare di vendere i prodotti alle aziende che noi stiamo cercando di sviluppare un reparto commerciale che possa promuovere i nostri freelance, i freelance all'interno della piattaforma, alle varie aziende che poi possano ovviamente pubblicare progetti il più possibile per trovare lavoro ai nostri freelance. Non so se Francesco, Anna Gaia, se ho detto tutto, se volete fare un appunto. Sì, io vado sempre un po' a chiudere le cose. Direi che hai detto tutto, mancano magari due cosette, cioè vorrei fare un po' di vorrei svelare un po' a tutta la community quali sono i dettagli, come nascono queste cose, perché magari non tutti sanno come lavoriamo. Cioè a volte è molto semplice, uno viene a conoscenza dell'esistenza di un sito, di un servizio o altro, e ci si conosce. Quindi visto che si è parlato tanto di condivisione, c'è un'altra parola che secondo me è importante, proprio lo scambio. Noi abbiamo fatto una piacevole chiacchierata, adesso credo che siano passati quasi, forse un mese e mezzo, non lo so, però per dire come queste cose hanno bisogno di riposare, di sedimentare, di acquisire la loro sostanza e capire che effettivamente c'è una visione comune in tutto questo mondo digital, ed è estremamente bello quando riusciamo a trovare persone che hanno la stessa visione che anima questa community, da community che ha quasi 10 anni, cioè stiamo per spegnere le 10 candeline, e vedere che ci sono persone che portano avanti progetti che hanno una natura diversa, un progetto commerciale rispetto alla nostra community, ma alimentato dalle stesse emozioni, dalla stessa visione, dal voler fare bene e da voler creare un futuro. E mettiamola così, lasciare un futuro digitale migliore di quello che magari abbiamo avuto noi, ecco, per noi questa è una cosa estremamente importante, ed è per questo che l'associazione ND poi entra in gioco, cioè dare a tutti noi l'occasione di scoprire un servizio utilissimo
come quello che viene offerto da Trigit, anche, ora la buttiamo un po' in caciara, ma attraverso un semplice vantaggio economico. Cioè Mattia ci permette, ha concesso alla community uno sconto per scoprire quello che è, insomma, il loro servizio. Questo è quello per la community, lo andremo poi a comunicare un po' ovunque, quindi non vi preoccupate. Ci sarà anche uno sconto dedicato per gli associati, questo è sempre, come abbiamo sempre fatto, uno sconto maggiore del 20%, che non diciamo qui perché siamo persone cattive, ma abbiamo un covo segreto dell'associazione, una specie di Batcaverna con tutta una comunicazione privata, e lì andremo a comunicare tutti questi dettagli. Però secondo me quello che è importante è questo concetto di scambio. Quindi noi in questo momento, con questa chiacchierata, abbiamo fatto uno scambio reciproco, e la stessa cosa può avvenire iniziando un percorso di tutoraggio, semplicemente contattando Mattia e quant'altro. Cioè, ad esempio, quello che ho vissuto io è quando lavoro, devo formare delle persone, la maggior parte delle volte mi sento in colpa perché dico forse dovrei pagare io queste persone, perché imparo molto di più io da chi viene da me che credo il contrario. Cioè, nel senso, mi sento di crescere insieme a qualcun altro, grazie magari a quell'entusiasmo, a quella prospettiva differente. Tutto questo scambio è fondamentale. Vedere progetti che nascono con questa idea in mente, secondo me, è il bello di questo dell'internet di oggi, che se ne dica, vogliamo parlare di intelligenza artificiale, tutto quanto, però in realtà abbiamo un enorme potere noi come persone. Qui è il Francesco Community Manager che parla, però è vero, cioè abbiamo un enorme potere e possiamo usare quella che è una risorsa per tirare fuori queste cose bellissime. Noi come associazione quello che proviamo a fare è questo, cercare di creare queste connessioni, e quindi voglio ringraziare Mattia intanto per averci contattato un paio di mesi fa, perché è stata una piacevolissima scoperta, e devo salutare ancora di nuovo Anna Gaia, perché effettivamente è stata mattatrice di questa ora insieme, e mi piace pensarla come, ecco, uno scambio complessivo. Noi tutti e tre, e con tutta la community e tutto il vostro team, in realtà abbiamo creato un'enorme cosa bella, non mi viene una parola migliore, un'enorme cosa bella del web, e direi che per me va benissimo così. Cioè, io vado a dormire molto felice questa sera, e che è importante perché soffro di insonnia. Okay. Allora, bene. Sharing is caring, dopo tutto, no? È quello che ci dice il web sin dall'inizio, quindi non ce lo dobbiamo dimenticare. Quindi esatto, questo continua a essere un valore. Tra l'altro Francesco mi ha dato un assist per dire della parola scambio, che ovviamente, cioè, chiunque avesse l'interesse può benissimo venire da noi, contattarci, prenotare una call, e ovviamente è tutto gratuito, cioè facciamo uno scambio, cioè noi andiamo sulle esigenze anche di chi arriva, parliamo, cerchiamo di capire quelle che sono appunto le esigenze, cerchiamo di capirle, e poi eventualmente proponiamo una soluzione che può essere eventualmente personalizzata. Quindi c'è anche tutto, dal lato nostro c'è anche tutta la buona volontà di parlare, di conoscere il nostro cliente e le esigenze che ha. Quindi questo era semplicemente un assist che ho trasformato in gol, mettiamola così. Sono sempre preferito sfornare assist quando giocavo a pallone, quindi ci sta. E tutto ha senso, perché questa è un'altra parolina chiave che ho sentito prima e che è una delle parole che adoro, ed è ascoltare. Quindi è un'altra parola su cui cercherei di dare molta attenzione. E in tema poi di ascoltare, ma io mi auguro che questo webinar sia il primo di una lunga serie, e quindi io direi che la community può restare in ascolto. Mi auto fornisco assist, però non esagererei con questa estro. Assolutamente, va benissimo. Va bene, allora io vi ringrazio per questa ora. Ringrazio anche voi, ringrazio io soprattutto, insomma, tutta l'associazione per averci dato l'opportunità sia di questo spazio, ma anche, insomma,
per aver accolto la nostra richiesta e aver fatto nascere questa collaborazione che secondo me potrà essere molto, molto valorosa. Non voglio dire proficua, perché proficua è sempre associata a un termine economico, no? Molto valorosa, cioè vogliamo portare valore e crediamo di farlo e crediamo che questa collaborazione possa farlo. Va bene. Io ho detto tutto quello che dovevo dire, quindi io posso che ringraziarvi. Basta. Direi che possiamo allora salutare tutti quanti. Ringrazio tutti, soprattutto chi ha seguito la diretta e chi la guarderà in differita, sia sulla community di Facebook o su YouTube, Notion, insomma, dove vedrete, poi ci vedrete qui a salutare. E niente, un abbraccio a tutti quanti e buona serata. Ciao! Ciao, buonasera!